Welcome, everybody. I'm Julia Fendrick, the Deputy Cultural Affairs Officer at the American Embassy in Rome. Today, it's the second of, this, of a series of web chats on the study in the U.S. organized by the American Embassy and the Fulbright Commission. I'm very pleased to introduce to you today Sasha and Sandro, two staff members of the Fulbright Commission in Rome, who will be our guests. They will answer questions related to study in the US, how to apply to a, an American university, and they will talk about the Fulbright Scholarship program for academic year 2014 and 2015. Before I leave the studio to Sandro and Sasha, I'm very happy to inform you that the next web chat will be held in early June. Thank you all, and now Sasha e Sandro. Thank you very much. Thank you very much. Benissimo. Allora passiamo all'italiano. Esatto. Benvenuti. E benvenuti, io sono appunto Sasha Bolzova, sono Program Associate alla Commissione Fulbright e qui c'è il mio collega. Sono Sandro ah, Zinani, uno degli Educational sono... Advisors della Commissione Fulbright. Allora, eh, possiamo iniziare dicendovi brevemente un po' la storia del programma Fulbright in Italia. Eh, innanzitutto, il programma Fulbright in generale nasce nel 1946, eh, ad opera appunto del senatore Fulbright, ehm, che ha voluto fortemente questo programma per promuovere la comprensione reciproca tra, tra i popoli attraverso gli scambi culturali e attraverso nello specifico borse di studio per ehm, statunitensi che vogliono andare eh, negli altri paesi che collaborano a questo programma e per eh, cittadini degli altri paesi che vogliono andare negli Stati Uniti. In Italia eh, il programma è iniziato nel 1948, quindi eh, quasi subito dopo, ehm, ed è eh, operato dalla Commissione per gli scambi culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti, che appunto è un ente binazionale. Eh, finanziato dal governo italiano e dal governo americano, che offre borse di studio a vari livelli, uh, sia per cittadini italiani che vogliono andare negli Stati Uniti, sia per americani che vogliono venire in Italia. Uh, in particolare uh, il ventaglio delle borse di studio uh, copre uh, borse per andare a studiare master o uh, dottorati negli Stati Uniti, uh, borse uh, di ricerca. Uh, per ricercatori e professori associati che vogliono fare un periodo di ricerca negli Stati Uniti uh, e uh, borse per l'insegnamento, uh, sia um, per uh, professori che, vogliono, um, che um, um, hanno un progetto uh, di insegnamento uh, da coordinare con un'università americana, uh, sia per assistenti di italiano. Eh, che eh, vanno negli Stati Uniti per un anno accademico e hanno la possibilità appunto di, eh, di insegnare l'italiano ai ragazzi dei college americani e di, eh, e di eh, frequentare anche dei corsi all'interno dell'università. Quindi in generale queste sono le borse di studio, ma ovviamente la Commissione ha anche eh, molti altri servizi, tra cui un servizio informazioni supportato da Education USA, eh, di cui um, Sandro sicuramente ci può parlare più a fondo. Sì, esattamente, come vi diceva Sasha, noi offriamo quindi borse di studio a laureati, ricercatori e docenti per andare negli Stati Uniti, ma allo stesso tempo garantiamo un servizio informazioni su tutto quanto riguarda lo studio negli Stati Uniti, quindi per chi vuole andare al college, per chi vuole fare il post laurea, per chi è alla ricerca di summer programs, corsi di in lingua inglese, opportunità di internship. Quindi offriamo tutto un ventaglio di informazioni su tutto quanto riguarda lo studio negli Stati Uniti. Nel fare questo siamo supportati da Education USA e qui alle mie spalle vedete l'icona di Education USA che è un network del Dipartimento di Stato che si occupa di promuovere tutto quanto riguarda il, il sistema educativo americano. A questo proposito prima di iniziare con le vostre domande vi ricordo che sul nostro sito web Fulbright.it è presente una guida allo studio negli Stati Uniti, uno strumento molto utile per tutti coloro i quali non hanno familiarità col sistema educativo americano, dove possono quindi trovare le prime informazioni sul college, sul post laurea, sui corsi di lingua inglese, sui summer programs. Allo stesso tempo vi invitiamo a seguirci eh, attraverso i nostri social network, facebook.com slash Fulbright Commission .com Italy twitter.com slash Fulbright Italia, dove troverete tutte le informazioni riguardanti eh, sia le opportunità di financial aid, quindi di borse di studio per gli Stati Uniti, le nostre borse di studio, ma anche le borse di studio che offrono direttamente le università americane eh, ai cittadini internazionali e tutte le maggiori informazioni che vengono ogni giorno eh, dal sistema educativo americano rivolte agli international students, quindi l'invito è quello di seguirci dove troverete tra l'altro poi nella sezione 20 anche tutta quella serie di web chat e webinar che eh, organizziamo solitamente su base mensile per tutti coloro i quali vogliono appunto o partecipare ai concorsi Fulbright o andare genericamente a studiare negli Stati Uniti. Quindi il consiglio è quello di seguirci per rimanere aggiornati costantemente su quelle che sono le novità che vengono e dal mondo Fulbright e dal sistema educativo americano. Direi che possiamo iniziare con le vostre domande, che potete comunque continuare a scrivere mentre eh, noi rispondiamo alle prime che sono arrivate. Quindi cedo la parola a Sasha che ci legge la vostra prima domanda. Perfetto. Allora, vediamo subito. Abbiamo già parecchie domande, quindi grazie eh, della vostra partecipazione. Eh, allora, la prima domanda è da Filippo: eh, Salve, sono ragazzo al terzo anno di laurea triennale in economia e management in Bocconi. C'è un programma che mi porti a fare un graduate in America? Allora. Um, Dipende ehm, perché tu ci eh, dici che sei un laureando in economia e management. Le borse di studio Fulbright non coprono eh, la eh, frequenza di un MBA e di tutti quei programmi che sono offerti dalle business school americane. Quindi se eh, la, il tuo obiettivo di eh, studio è questo, purtroppo eh, non, eh, non, possiamo, non puoi partecipare alle nostre borse di studio. Eh, se invece il tuo obiettivo è per una, diciamo una branca di ricerca legata all'economia, ehm, questo magari lo possiamo approfondire, ci sì. puoi contattare, insomma, ehm, lo possiamo capire meglio insieme. Eh, allora, essendo un laureato di laurea tennale, potrai laura, laureando, però insomma, eh, se eh, ti laurei entro dicembre eh, di quest'anno. A dicembre, esattamente il 6 dicembre 2013, eh, scadrà il nostro bando di concorso Fulbright Self-Placed, che è dedicato a coloro che vogliono andare a fare master o PhD eh, negli Stati Uniti eh, e che ricercano autonomamente eh, l'ammissione alle università. Quindi que questo significa che dovrai prima cercare mh, i programmi che possono andare bene, insomma, che, mh, che possono interessarti e poi fare domanda per la borsa di studio Fulbright. Questo poi magari ecco, lo possiamo approfondire nel corso della, di questa sessione. Assolutamente, però ecco, come ti diceva Sasha, eh, noi non, non, eh, non copriamo tramite il programma Fulbright le specializzazioni nell'ambito della business administration, quindi gli MBA, eh, le specializzazioni in marketing, in finance, in human resources per esempio, però invece è possibile invece frequentare quei, pro quei programmi che invece riguardano per esempio la macroeconomia. Quindi quei programmi di specializzazione post laurea che invece vengono offerti dai Department of Economics, per esempio delle università americane, eh, come per esempio adesso ti faccio un esempio, per esempio i PhD in, 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 in economics, quindi i dottorati in macroeconomia, sono compatibili con le nostre borse di studio. Eh, però appunto per maggiori informazioni puoi, sicur puoi sicuramente contattarci separatamente per vedere che possibilità ci sono per applicare tramite il nostro programma. Benissimo, allora abbiamo Carolina eh, che fa una domanda diciamo un po' meno pertinente eh, a, uh -huh. allo studio negli Stati Uniti, ma vorrebbe sapere, allora è bilingue inglese-italiano, nata e cresciuta negli USA, eh, ma diplomata e laureata in scienze giuridiche presso la facoltà di giurisprudenza a Palermo. Sì. Voleva sapere a cosa è equivalente questo titolo di studio negli States. Allora, questa è un'ottima domanda perché ci dà l'opportunità di dire una cosa fondamentale. Eh, ovvero sia che ad oggi fra Europa e Stati Uniti, quindi fra Italia e Stati Uniti nello specifico, non esiste alcuna normativa di riferimento, quindi alcuna legge, che disciplini l'adeguamento dei titoli accademici presi nei rispettivi paesi. Cioè per coloro i quali hanno un titolo accademico statunitense e vengono in Italia, coloro i quali hanno un titolo accademico italiano e vanno negli Stati Uniti. Questo che cosa significa in concreto? In concreto significa che per esempio un laureato italiano che va negli Stati Uniti per intraprendere un percorso post laurea, come un master o un dottorato, dovrà vedersela faccia a faccia con ciascuna università, ovvero sia ciascuna università americana valuterà il curriculum accademico del ragazzo, quindi guarderà il profitto, l'elenco degli esami sostenuti e deciderà quindi se ha i requisiti in accordo con le loro policy di ammissione per essere ammesso al master o al dottorato di riferimento. Tenete presente che negli Stati Uniti non esiste un Miur come in Italia, quindi non c'è una struttura centrale che detta delle regole a tutti i college e a tutte le università. Ma negli Stati Uniti ogni università decide autonomamente se le vostre credenziali accademiche vi permettono di accedere al tipo di corso che vi interessa. Ovviamente eh, per quanto riguarda invece l'ambito più prettamente professionale in questo caso eh, non abbiamo diciamo, informazioni di merito perché noi ci occupiamo unicamente di scambi culturali, quindi di scambi accademici, di sistema educativo. Per quanto riguarda il riconoscimento in ottica professionale invece diciamo, è un po' al di fuori delle nostre competenze. Quello che sicuramente possiamo però dirti è eh, se la tua domanda eh, invece vale per l'ambito professionale, ovvero sia come verrà re recepito il tuo titolo di laurea nel momento in cui vai negli Stati Uniti perché stai cercando lavoro, il consiglio è sempre quello di contattare l'ordine della categoria professionale che ti interessa dello stato in cui vorresti ad andare a esercitare la professione. Negli Stati Uniti, a seconda dello stato in cui vai, ci sono gli ordini professionali degli avvocati, dei medici e così via. Ed è sempre bene contattare prima loro, eh, allegando la propria mail, il proprio curriculum accademico in lingua inglese, e iniziare a capire da loro se è necessario ottenere delle integrazioni, se è necessario ricominciare da capo i propri studi proprio perché appunto hanno delle legislazioni differenti e non essendoci questo adeguamento eh, automatico delle credenziali è necessario appunto sentire eh, che cosa appunto, hanno da dire in merito alle credenziali di accesso a quel tipo di professione. Perfetto. Allora, um, forse passerei alla domanda di Valentina che potrebbe essere legata a questa informazione che hai appena dato, eh, che è una laureata, la specialistica in psicologia clinica, ha effettuato il tirocinio per la missione all'esame di Stato che farà a giugno e si sta informando per la traduzione di tale laurea e di tutti i suoi scopi script di transcript, eh, ma so che negli Stati Uniti è necessaria una license per il mio lavoro. Con, che cosa si intende con questo? Eh, la mia laurea è riconosciuta o devo sostenere degli esami aggiuntivi per la richiesta della licenza americana? Eh, ecco, direi che è, vale grossomodo assolutamente... tutto quello che abbiamo appena detto, eh, nel senso che quello che possiamo aggiungere è che per la maggior parte delle professioni che hanno un focus così specifico, come avvocati, medici, in questo caso gli psicologi, è necessario negli Stati Uniti prima di procedere alla pratica sostenere delle license, quindi fare una sorta di esame di abilitazione. Normalmente l'esame di Stato italiano in questo senso non ha valore, proprio perché, come dicevo prima, non c'è una reciprocità nel, ricon nel, nel riconoscimento dei titoli. Il consiglio è quello che ho dato anche prima, è contattare l'ordine, quindi in questo caso quello degli psicologi, per lo stato in cui si vorrebbe idealmente andare a praticare la professione. Saranno poi loro a indicarti gli step necessari eh, da, da seguire in ottica di comparazione. Eh, però, in base alla nostra eh, esperienza, posso dire che sicuramente qualche integrazione andrà fatta e sicuramente qualche esame eh, andrà sostenuto. Eh, ci tenevo ad aggiungere un'altra cosa, eh, spesso può accadere, soprattutto quando ci troviamo eh, nella validazione di un titolo italiano mh, con prospettive più prettamente professionali, che dagli Stati Uniti vi venga fatta la richiesta di presentare le vostre credenziali accademiche a quelle che negli Stati Uniti si chiamano Credential Evaluation Agency. Che cosa sono queste Credential Evaluation Agency? Si tratta di aziende che negli Stati Uniti svolgono per conto di università eh, e aziende una perizia su tutti i titoli accademici e scolastici non americani per cercare di tradurre appunto le credenziali scolastiche e accademiche di un cittadino eh, straniero secondo i canoni statunitensi. Quindi molto spesso e volentieri vi verrà richiesto di presentare il vostro curriculum accademico, scolastico e professionale a queste credential evaluation agency così da avere una perizia che dica quali sono le vostre competenze specifiche nell'ambito in cui vi state candidando. Ecco, questa è sicuramente una, una informazione utile che vi può essere utile. Benissimo, allora passiamo a Riccardo. Eh, Riccardo ci chiede quali sono le possibilità per un laureato triennale in lingue e letterature straniere. Allora, le possibilità eh, offerte dalla Fulbright, eh, nel tuo caso specifico, visto che sei un laureato triennale, la borsa di studio Fulbright Self-Placed che abbiamo nominato prima, sono aperte a tutti i campi di studio. Ciò significa che un laureato in lettere come un laureato in sociologia o in antropologia o in eh, ambiti tecnologici può partecipare eh, allo stesso livello degli altri alla nostra competition che scade il 6 dicembre. Um, ti invitiamo sicuramente ad andare sul nostro sito uh, fulbe.it a leggere il bando di concorso con le relative istruzioni perché ovviamente l'application è, um, è abbastanza impegnativa, uh, quindi ci sono alcuni documenti da presentare, uh, ci sono dei saggi da scrivere, bisogna chiedere delle lettere di referenze, quindi uh, vari step che devono essere affrontati con insomma, uh, la giusta tempistica. E sicuramente ti invitiamo anche a consultare la nostra guida allo studio negli Stati Uniti dove troverai degli strumenti utili alla ricerca dei programmi che potrebbero interessarti, quindi nello specifico uh, in lingue. Um, vedrai appunto nella sezione guide questi link che funzionano mh, diciamo come un database uh, in cui inserire delle parole chiave e da lì cominciare la prima scrematura per la ricerca del, delle università. Um, direi che per il momento visto che ci sono anche altre domande su, sui bandi di concorso per il momento mh, lascio questa risposta generica poi, poi ci torneremo sicuramente, sicuramente. ci ritorneremo. Um, perfetto allora Elena io sono iscritta al primo anno di dottorato c'è una borsa Fulbright che copre un periodo di studio e ricerca negli USA per chi sta facendo un dottorato in Italia Ecco, purtroppo non c'è, probabilmente ehm, avrei letto in passato fino all'anno accademico eh, corrente, eh, abbiamo avuto una borsa eh, di studio per dottorandi. Um, per andare a svolgere periodi di ricerca uh, tra i 6 e 9 mesi negli Stati Uniti ai fini della um, scrittura della tesi di dottorato. Purtroppo questa borsa uh, non verrà più offerta dall'anno accademico 13-14, quindi l'unica possibilità um, è, sarebbe per te quella di mh, fare un dottorato ex novo negli Stati Uniti quindi eh, ricominciare da capo e fare domanda per una delle nostre borse per un master o un PhD negli Stati Uniti e, o, o alternativamente o contemporaneamente potresti valutare l'opzione però lì adesso dalla domanda non traspare quindi sì. di, c'è cioè, diciamo la, la diciamo eh, il campo di studio per chi interessa esatto eh, c'è una competition che è organizzata dalla commissione Fulbright Belka si chiama Fulbright Schuman Program, che è aperto a tutti i cittadini europei, quindi anche ai cittadini italiani e che si rivolge anche ai PhD student. Si tratta di borse di studio variabili, ogni anno la montare varia, eh, per eh, ricercatori e PhD student e professori associati che vogliono andare negli Stati Uniti per svolgere attività di ricerca in tutti gli ambiti disciplinari, l'obbligo? È però che questa ricerca si svolga secondo una prospettiva comparata Europa-Stati Uniti, quindi è una competition aperta a tutti gli ambiti disciplinari, però l'oggetto della ricerca deve svolgersi secondo una prospettiva comparata Europa-Stati Uniti. Stati Uniti. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web della Commissione Fulbright Belga, www.fulbright.be. La competition normalmente scade a febbraio di ogni anno, quindi per quest'anno è chiusa. Bisognerà attendere ragionevolmente settembre per la prossima chiamata eh, e scade appunto a febbraio per iniziare poi negli Stati Uniti il periodo di ricerca che può essere minimo 3, massimo 9 mesi a partire da settembre del 14. Però, ripeto, deve svolgersi la ricerca secondo questa ottica di comparazione. Europa, Stati Uniti. Perfetto. Allora, abbiamo Anna Maria um, che ci chiede uh, «Sono una ragazza laureata in lingue, laurea specialistica e mi piacerebbe fare un PhD negli Stati Uniti. Ci sono delle possibilità? Come si fa a cercarle in caso ci siano, esistono delle borse di studio?» Allora Anna Maria, per te vale eh, parzialmente il discorso che facevo prima a Riccardo, eh, ovvero le nostre borse di studio sono aperte a tutti gli ambiti disciplinari, quindi sicuramente ci sono delle possibilità. Eh, quello che ti consigliamo è prima di tutto andare a eh, usare i nostri strumenti di ricerca e eh, cominciare a capire quali sono i programmi di PhD che ti potrebbero interessare cominciare a capire anche ehm, l'area geografica, eh, i dipartimenti che eh, meglio si adattano al tuo progetto di studio, ehm, i costi ovviamente delle università, cioè valutare ehm, diversi elementi ehm, che eh, fanno parte poi della, della frequenza di un programma accademico negli Stati Uniti. Ehm, per te che sei eh, laureata una, di una laurea specialistica eh, c'è anche la possibilità, oltre al Fulbright Self-Placed, che è il nostro bando che abbiamo eh, ormai già menzionato, eh, il bando Fulbright IAE Placed. Il bando Fulbright High Replaced, eh, che è in scadenza in realtà tra pochi giorni, esatto. ma eh, purtroppo direi che c'è pochissimo tempo per, per partecipare proprio perché, come dicevamo, l'application è abbastanza impegnativa, ehm, ma ovviamente sarà eh, riproposto l'anno prossimo e quindi avrà una scadenza più o meno a metà aprile eh, del 2014 mm. per l'anno accademico 15-16. Um, è un bando uh, che permette ai, ai nostri candidati di ricevere l'assistenza dell'IAE, l'Institute of International Education, a New York, che è un'agency che collabora con il programma Fulbright per aiutare eh, i suoi borsisti a, trovare la, a cercare l'ammissione presso eh, le università negli Stati Uniti. Um, questo processo è un pochino lungo quindi uh, come, come vedete il bando che scade adesso si riferisce per esempio all'anno accademico 14-15 perché oltre a tutta la selezione uh, che, uh, la, che la commissione Fulbright porterà avanti c'è poi tutto il processo di ammissione che viene curato appunto dall'Institute uh, dall of International Education anche in questo caso ti invito assolutamente a leggere il bando per eh, maggiori dettagli eh, anche se eh, appunto è quello di, relativo a quest'anno comunque le informazioni più o meno saranno eh, simili l'anno prossimo ok penso che eh, possiamo passare alla prossima Andrea. Andrea dice sono uno studente laureando triennale in scienze internazionali e diplomatiche la domanda che vorrei porvi è molto semplice quali sono all'atto pratico gli atti da portare a termine per poter affrontare un post graduate negli Stati Uniti anche senza accedere alla borsa di studio c'è la possibilità di affrontare un'application con qualche possibilità di successo? Grazie in anticipo per la risposta. Allora, penso che la domanda sia cosa bisogna fare per essere ammessi a un programma graduate negli Stati sì. Uniti. Allora, partiamo da una premessa. Intanto bisogna muoversi con largo anticipo: nel senso che normalmente le deadline di application, quindi di admissione, scadono fra dicembre e gennaio di ogni anno per essere poi ammessi al settembre successivo quindi in concreto significa che fra il dicembre del 13 e il gennaio del 14 scadanno le deadline per essere poi ammessi a settembre del 14. Quindi come vedete c'è da muoversi con largo, largo anticipo. Però generalmente la primavera è un periodo ottimo per iniziare a muoversi, a prepararsi. E in questo periodo si fa la ricerca dei programmi disponibili, programmi che interessano, quindi si iniziano a contattare le università. Se andate sul nostro sito web nella sezione guide c'è un capitolo specifico sul post laurea e troverete queste risorse da utilizzare che vi possono essere di aiuto. È molto utile partire da diciamo, una lista, farsi una lista di 10-12 università che possono interessare. Quindi scegliete il vostro master, scegliete il vostro dottorato, è essenziale e lo consigliamo sia se farete domanda alla Fulbright sia anche se andrete per conto proprio, è essenziale che prima di presentare domanda concreta iniziate a scambiare le mail con i docenti che seguono il master e il dottorato che vi interessa. Perché questo è importante? Perché come vi dicevo prima, eh, ciascuna università ha dei requisiti di ammissione eh, degli studenti internazionali che possono variare, quindi i requisiti di ammissione per master e dottorato Possono variare da campus a campus. Quindi contattate il docente che segue il corso, allegate alla mail il vostro curriculum accademico in lingua inglese e chiarite con loro se avete i requisiti necessari per accedere a quel master che vi interessa. Questo è molto, molto e ribadisco molto importante per i PhD, cioè i corsi di dottorato. La missione ai corsi di dottorato è: più competitiva rispetto all'ammissione dei corsi di master. Le classi sono più piccole, i posti per international students sono più limitati, quindi eh, diciamo, eh, la competition per essere ammessi è molto più stringente. Quindi questo primo passo di comunicazione col docente è essenziale. Successivamente dall'estate all'autunno si inizia a preparare la domanda di ammissione. La domanda di ammissione si fa dal sito web dell'università stessa, è una domanda online, si usa questa Standard University eh, Application, questa Common Application che è identica tra le altre cose all'application Fulbright e sostanzialmente eh, sarete chiamati a inserire i vostri record accademici, quindi i vostri diplomi eh, di laurea in lingua inglese, sarete chiamati a descrivere il vostro eh, study project, quindi perché avete scelto quel master, perché avete scelto quel dottorato, che obiettivi volete raccogliere da questo programma di studio, perché avete scelto quel campus, dovrete presentarvi, dovrete sostanzialmente, fra virgolette, vendervi al campus americano, in quanto loro dovranno avere delle ottime e valide ragioni per scegliere voi invece che altri studenti. Quindi sostanzialmente dovete preparare degli S in lingua inglese in cui scatterete una foto su di voi, su chi siete, su da che percorso venite, perché avete scelto quel corso e soprattutto perché avete scelto quel tipo di università. Successivamente allegherete dalle due alle tre lettere di di referenza che sono uno strumento utilissimo che rafforzano la vostra domanda di borsa di studio, ma anche di ammissione all'università che vi interessa e dovrete quindi sostenere i test di ammissione. I test di ammissione sono generalmente di due tipi. Per tutti gli international student non anglofoni viene richiesto di sostenere un esame di conoscenza della lingua inglese, che generalmente è o il TOEFL o l'IELTS. Il punteggio da raggiungere varia da master a master, da dottorato a dottorato, quindi ciascuna università ha un punteggio differente. Ovviamente sul sito web è specificato il punteggio. Insieme a questo test generalmente dovrete sostenere un altro test che si chiama GRE, Graduate Record Examination Test che invece è un test che verte sulla, pr sulla preparazione logico-matematica del candidato ed è richiesto per la maggior parte dei master e dei dottorati. Ad eccezione per esempio dei master eh, in discipline artistiche e performative dove normalmente non è richiesto, o per i master legali dove normalmente non è richiesto, ma per gli altri ambiti disciplinari è richiesto. Fa eccezione per esempio eh, i master nell'ambito della business administration dove al posto del GRE chiedono un altro test che si chiama GMAT, che verte invece sulle conoscenze più prettamente eh, di preparazione economico-menageriale del candidato. Tra, tra dicembre e gennaio invierete la vostra domanda di ammissione e su tutti questi elementi, quindi record accademici, saggi brevi di presentazione, lettere di referenza e punteggio dei test, sarete valutati e saprete tendenzialmente verso febbraio-marzo se siete stati ammessi all'università che vi interessa. Il consiglio è di non limitarvi mai a fare domanda di ammissione a un solo campus, ma ampiate, eh, cercate di fare domanda di ammissione almeno a 4 o 5 università americane e cercate di dosare bene anche la scelta di queste università americane, ovvero sia non concentratevi solamente in università particolarmente rinomate o particolarmente note, lì la concorrenza è fra virgolette più spietata, nel senso che queste università normalmente ricevono un volume quantitativamente elevato di, di domande, quindi cercate sempre di bilanciare la qualità delle domande di ammissione e cercate appunto di fare domande almeno a 4 o 5 campus così da poter anche poi scegliere una volta che sarete ammessi. Perfetto. Direi che questa risposta eh, copre anche altre domande, <ride> perché ovviamente eh, molti eh, chiedono come funziona il percorso d'ammissione alle università americane. Infatti, eh, Filippo, direi che eh, la tua domanda eh, ha trovato risposta nel, eh, nel discorso che ha appena fatto Sandro: eh, come è possibile fare domanda per un dottorato negli USA? Come funziona il percorso? Quindi, ecco, direi che. Che ci siamo. Um, Marco uh, ci, ci chiede quali università americane agevolano stranieri laureati alla magistrale in Italian Studies e quanto tempo prima dovrei fare domanda. Allora, riguardo alla tempistica abbiamo appena risposto. risposto. Eh, riguardo a quali università eh, direi che eh, questa è una Domandiamo. domanda che ha una difficile risposta perché L'offerta di programmi accademici negli Stati Uniti è veramente molto vasta, quindi sarebbe difficile eh, risponderti così, eh, diciamo, d'impronta eh, su quali sono i programmi ehm, in Italian Studies, eh, i migliori programmi in Italian Studies. Direi che eh, lo strumento che vi abbiamo menzionato prima, quello della, ehm, che potete trovare sulla nostra Guida allo studio negli Stati Uniti, è uno strumento utile per cominciare la ricerca e per poi approfondirla con i, i vostri strumenti, cioè ehm, cercando di capire qual è eh, veramente il vostro focus per eh, lo studio negli Stati Uniti e quindi andando a restringere il campo sui dipartimenti che offrono i programmi mh, più confacenti avvolta, sì, esatto. al, al vostro percorso. Ovviamente. Se avete mh, insomma, qualche, qualche intoppo in questo, in questo percorso noi vi possiamo... Assolutamente aiutare, potete contattarci, però eh, direi che la, la prima fase della ricerca eh, sta a voi e poi possiamo sicuramente eh, insomma, parlare e aiutarvi. Un buon tip può anche essere quello di riferirsi ai propri docenti nell'università italiana comunque, certo. perché spesso comunque i vostri docenti o magari i vostri colleghi più, eh, più, più maturi hanno sicuramente già avuto un'esperienza o magari ce ne sono alcuni che hanno già avuto un'esperienza di studio, ricerca o insegnamento negli Stati Uniti e quindi hanno già maturato dei contatti con il mondo accademico americano. Quindi all'interno del proprio dipartimento iniziare a cercare qualcuno che ha già vissuto un'esperienza di studio, ricerca e insegnamento negli Stati Uniti vi avvantaggia notevolmente nella, nella, nella scelta del campus americano e magari vi può anche dare il contatto diretto del, del docente americano da contattare e quindi insomma avvantaggiarvi anche in sede di presentazione con, con l'università stessa. Certo. Allora, Chiara è una studentessa al secondo anno di giurisprudenza e voleva sapere se esiste qualcosa di simile all'Erasmus per studiare negli Stati Uniti. Direi che eh, questa è una domanda. Questa un è, è un'ottima domanda, nel senso che eh, penso, ma non ne sono sicuro, quindi dovrei andarlo a verificare attraverso il sito del MUR, che esista una versione dell'Erasmus che si chiama Erasmus Mundus, che quindi offre po possibilità di eh, exchange programs al di fuori dell'Europa. Però eh, non sono sicuro che copra gli Stati Uniti, quindi questo dovrei verificarlo tramite la pagina de del MUR. Assolutamente, sì. però c'è comunque eh, un programma gestito dal, dal MIUR che eh, diciamo è l'Erasmus Mundus che quindi va al di fuori dell'Europa, però per, i, per gli Stati Uniti devi verificare direttamente tramite le risorse informative del MIUR. Okay. Tra l'altro negli ultimi anni sicuramente alcune università italiane hanno creato dei rapporti con le università esatto. americane che permettono lo scambio sia di studenti che di docenti, però tra, esclusivamente diciamo, tra l'università italiana e l'università esatto. americana corrispondente. Sicuramente non è ancora così diffuso, però è una tendenza eh, da, sì, da valutare. Perfetto, vediamo. Valentina ha una laurea magistrale in lingue e voleva sapere se si può insegnare italiano presso le scuole superiori in California. Eh, quali sono i titoli e le procedure necessarie? Valentina, eh, la domanda è sicuramente un'ottima domanda, però come diciamo prima noi di è opportunità professionali non ce ne occupiamo, quindi eh, sicuramente puoi provare mh, a contattare magari la scuola stessa nel senso che comunque tramite il sito dello US Department of Education trovi la lista delle high school negli Stati Uniti, puoi iniziare contattando eh, diciamo, le università stesse mh, o più pre precisamente i presidi e, e vedere cosa ti dicono, però sull'ambito professionale come ti dicevo prima non, non, ehm, non abbiamo né l'esperienza né l'autorità. Per, per dare informazioni. Un altro consiglio che posso darti però è quello di andare sul sito web dello US Department of Labor, quindi il Ministero del Lavoro, c'è un'utilissima handbook che è consultabile online, che dà la sintesi di tutti i lavori che è possibile fare negli Stati Uniti, quindi requirements a livello di titoli scolastici e accademici. Sicuramente troverai anche quello dei teacher, quindi quello degli insegnanti, e vedrai quali sono i titoli richiesti per esercitare la professione. Lo ripeto, il sito web è quello dello US Department of Labor, quindi del Ministero del, del Lavoro. Se sei interessata, certamente potresti dare un'occhiata comunque al bando effettivo. Eh, esatto. Perché anche se non si tratta di scuole superiori, ma si tratta di college. college americani. Eh, è un bando che um, sta per uscire sul nostro sito, eh, che scadrà eh, il 23 luglio, se non sbaglio. Eh, ed è rivolto a eh, laureati di massimo 29 anni. Ehm. Per andare a fare proprio Foreign Language Teaching Assistance nei dipartimenti di italiano presso i college americani ehm, per un anno accademico, eh, con una borsa di studio Fulbright e eh, alcune agevolazioni da parte dell'università, come un piccolo stipendio, il vitto e l'alloggio. Ed è un'esperienza che sicuramente esatto. potrebbe essere un'alternativa a questo tuo desiderio di, inseg di insegnare negli Stati Uniti. Quindi, se vai su Fulbright.it, trovi la sezione insegnamento, trovi il bando Fulbright Language Teaching Assistantship Program e vedrai tutti i requisiti. Si tratta di borse di 5.400 dollari, comprensive dello stipendio del college, più c'è l'assicurazione medica e il contributo alle spese di viaggio. Ecco, giustamente, come ti diceva Sasha, può essere forse una, una possibilità, un'opportunità che può venire incontro al tuo obiettivo. Perfetto. Allora a Sofia e a Ele ehm, che ci hanno scritto eh, due domande mh, che credo abbiano già ricevuto risposta: ovvero, quali sono le opportunità per le lauree magistrali in campo scientifico e quali opportunità per le lauree magistrali nel campo dell'architettura? Quindi due ambiti diversi ma ehm, diciamo. Eh, nel, sempre per lauree magistrali, eh, direi che vi abbiamo risposto prima, nel senso ehm, le opportunità a livello universitario ehm, sono vastissime, eh, quindi dovreste andare a cercare sia i programmi che meglio si adattano al vostro, al vostro progetto, sia eventuali risorse finanziarie che le università possono offrire agli studenti internazionali. Eh, le nostre borse di studio sono aperte a tutti i campi, quindi eh, assolutamente eh, siete invitate a partecipare alle nostre competition. Eh, leggete il, il bando sul esatto. nostro sito eh, e contattateci se avete qualche dubbio. Quindi, Fulbright.it: categoria Studio, programmi Master e PhD. Troverete i concorsi Fulbright Self-Placed e Fulbright Italia placed aperti a tutti gli ambiti disciplinari, quindi anche ai vostri. Borse di studio del valore di 38.000 dollari per master e dottorati negli Stati Uniti. In più, vi diamo l'assicurazione medica. In più, vi diamo 1.500 euro a copertura delle spese di andata e ritorno fra Italia e Stati Uniti. Se andate sulle pagine di ciascun concorso, c'è il bando di concorso e le istruzioni per presentare domanda. Quindi troverete tutti gli estremi per sia informarvi che, in caso, iniziare a candidarvi a queste offerte. Benissimo. Allora, Maria, eh, che non è una candidata, ma <ride> è in attesa di sapere la pubblicazione dei risultati dell'FLTA 1314 che eh, ti anticipo saranno sicuramente disponibili a breve. Eh, ci hanno comunicato che ecco, nelle prossime settimane dovranno eh, arrivare. Comunque, puoi sempre contattarci in ufficio e eh, possiamo eh, parlarne individualmente. individualmente. Però ci chiede anche eh, se è in previsione un concorso per un periodo di ricerca negli USA per dottorandi di cittadinanza italiana e anche questo purtroppo ha già ricevuto risposta, purtroppo no, non ci sono. Dentro il programma Fulbright in Italia al momento no, no. in per, caso... Sì, il programma Fulbright cioè il programma Schumann, se Fulbright dovesse essere adatto al, alla, ai, tua alla tua ricerca. Ok, eh, vediamo... Eh. Sono un laureato in ingegneria edile architettura, ho frequentato un master a Madrid. Eh, vorrei sapere quali sono le possibilità di studio offerte e quali università agevano programmi in tali materie. Ok, <ride> direi che anche questa domanda, ehm, se avete eh, domande forse, specifiche. Esatto, questa eh, è molto vasta sì. come domanda, però c'è forse una cosa che possiamo aggiungere a quello che, che abbiamo già detto. Sì. Allora, come dicevamo per i laureati come Fulbright noi abbiamo due concorsi per Master e PhD in tutti gli ambiti disciplinari. Quindi sicuramente se eh, vuoi candidarti a, a un supporto finanziario, come dicevamo prima, abbiamo queste due finestre te temporali aprile e dicembre, i concorsi AI Placed e Self-Placed. Quali sono le università che agevolano, però? Questa è una domanda che ci permette di parlare di financial aid che invece viene dalle, eh, dai campus americani per gli international students. Ovvero sia, la maggior parte delle università americane tende per i loro programmi eh, sia di primo livello che i graduate, quindi post laurea, master e dottorati, a offrire financial aid agli international students. Normalmente tramite il sito web dell'università stessa troverete la sezione che si chiama scholarships, che si chiama financial aid dove troverete le notizie sulle opportunità di scholarship for international students, quindi anche per voi. Normalmente si tratta di borse di studio che vengono date sulla base del merito, cioè guarderanno quanto è forte la vostra domanda di ammissione, quanto siete eccellenti da un punto di vista accademico e normalmente quando presentate già domanda di ammissione e accettano la vostra domanda, quindi siete ammessi, in caso in cui siate degli ottimi stu studenti vi viene già fatta un'offerta di borsa di studio. Un'offerta di borsa di studio che può essere o parziale o totale, a seconda del tipo di campus a cui eh, fate domanda, e spesso per i graduate programs, quindi master e PhD, viene erogata sotto forma di teaching o research assistantship, ovvero sia mentre voi seguite il vostro master e il dottorato, parallelamente svolgete attività di insegnamento o, o ricerca e ricevete in cambio una borsa di studio. A questo proposito vado a concludere. Eh, ovviamente, come dicevo, tutte le informazioni eh, le trovate sul sito web dell'università stessa. Tuttavia, sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/fulbright Commission Italy, Ogni settimana tra il lunedì e il venerdì generalmente mh, pubblichiamo un PDF che si chiama Education USA Weekly Update dove diamo notizia di tutte le borse di studio per percorsi di studio di primo e secondo livello che vengono dai campus americani per gli International Students. Quindi puoi andare sulla nostra pagina Facebook, cliccare sulla uh, sezione Education USA Weekly Update e vedere un po' che tipo di offerte di scholarship ci sono al momento per gli International Students. Perfetto, quindi direi che eh, Federica ehm, che diceva che purtroppo eh, ha preso la triennale a marzo quindi non ha potuto fare domanda eh, ovviamente né per il self-place né per l'IEI eh, ad aprile ma è stata ammessa all'università eh, per il fall 2013, eh, direi che eh, purtroppo borse di studio Fulbright, non, non ci sono altre possibilità di borse di studio Fulbright però puoi eh, valutare le offerte del, dell'università eh, cercando di capire quali, qual è il ventaglio di, proposto dall'università in cui sei esatto. stata ammessa. Um, e ed... soprattutto la deadline. Tenete presente, anche per le, ovviamente anche per il financial aid delle università americane, è necessario ri, cioè rispettare delle deadline. Eh, quindi se, nel senso, già mettete in conto di fare domanda di ammissione per un master o un dottorato, e grosso modo già saprete che difficilmente riuscirete a co coprire l'intero costo. Informatevi fin da subito se ci sono offerte di borse di studio da quell'università. Non aspettate di essere ammessi, perché altrimenti poi i margini di manovra per presentare un'eventuale domanda di borsa di studio diventano anche un po' ristretti in un certo senso. Certo. E sempre Federica ci ha anche chiesto, eh, potete spiegare nel dettaglio le differenze tra il visto J1 e il visto F1 e quale si otterrebbe con una Fulbright. Allora, purtroppo noi non abbiamo le competenze per rispondere a domande sui visti, eh, però posso anticiparti che il visto eh, che viene offerto eh, tramite la borsa Fulbright è il visto J1, che è il visto eh, specifico per gli scambi culturali. Um, e la differenza diciamo, più uh, palese è che il visto J1 ha um, delle limitazioni, cioè um, è, vi richiede di tornare uh, in Italia dopo il periodo uh, di studio negli Stati Uniti per la famosa Two Year Home Residency Requirement. Um, perché? Proprio perché è un visto per scambi culturali presuppone che uh, voi portiate la vostra conoscenza acquisita uh, negli Stati Uniti uh, indietro in, in Italia e che quindi la uh, condividiate diciamo, con il mondo accademico e professionale italiano. Questa è una caratteristica uh, diciamo critica uh, del, del visto J1. Purtroppo per il visto F1 non mi sbilancerei a dare uh, informazioni specifiche esatto. perché non. Come vi diceva Sasha, vi ha già detto una delle, una delle differenze fondamentali fra i due tipi di visti. Il J-1 ha questa requirement per cui voi ritornate in Italia e dovete attendere due anni prima di tornare negli USA o per immigrazione, quindi per, con la green card, per farvi un esempio, o per andare lì a lavorare. Ovviamente ci potete tornare per turismo, ci potete tornare subito per altri programmi di studio come un programma sotto l'F1, il tradizionale visto di studio, ma se volete andare là per, come immigranti o come lavoratori dovete aspettare due anni. Diciamo che questa è la caratteristica fondamentale fra le, le due tipologie di, eh, di visti. Vi segnalo anche che il Dipartimento di Stato americano ha predisposto ormai da parecchi mesi un sito fatto veramente bene sul sito J1 che ve lo spiega dall'inizio alla fine, si chiama www.j1visa.state.gov. È, è un sito web fatto veramente bene e vi spiega l'alfa e l'omega del visto J1 di scambio culturale. Quindi puoi andare a questo sito per trovare tutte le informazioni che vuoi su questa tipologia di visti. Alternativamente sul sito web dell'Ambasciata americana in Italia c'è la sezione Visa che anche in quel caso ti spiega tutte le tipologie di visti che è possibile richiedere per gli Stati Uniti. Benissimo, allora vediamo, ci sono un paio di domande e poi credo che potremo concludere. Um, allora, Ilaria uh, ci dice, frequento il liceo linguistico, il mio sogno è quello di frequentare l'università negli Stati Uniti, ho qualche possibilità di ottenere una borsa di studio? È una cosa fattibile? <ride> ecco, allora, Ilaria Purtroppo le borse di studio Fulbright nello specifico eh, sono rivolte a eh, laureati dalla laurea triennale in poi, come abbiamo eh, già ehm, affrontato in, in questa sessione di, informativa. Eh, per opportunità di eh, borse di studio per undergraduate, quindi il programma che andesti a fare tu, eh, anche lì eh, dovresti valutare caso per caso, università per università, eh, che quali sono, qual è il ventaglio delle offerte proposte. Esatto. Eh, sicuramente quello che prima Sandro ha detto eh, si applica anche a livello undergraduate, anche se con alcune differenze, però eh, certamente può essere un punto di partenza per te per approfondire esatto. il discorso. Poi puoi partire dalla sezione Education USA Weekly Updates che trovi sulla nostra pagina Facebook. Che è piena di informazioni su scholarship per undergraduate programs, quindi proprio per iniziare il college. Le scholarship per undergraduate programs vengono date con criteri un po' diversi rispetto a quelle che abbiamo detto prima per il post laurea. Spesso vengono date sempre per meriti scolastici, quindi magari guarderanno la tua pagella scolastica. In altri casi ci sono scholarship che vengono dati sulla base del punteggio che raggiungi con il tuo TOEFL o col tuo IELTS, quindi con la tua conoscenza di lingua inglese. Poi i college sono famosi anche per dare borse di studio per meriti sportivi o per meriti artistici, quindi nel caso in cui ci sia degli ottimi atleti o degli ottimi musicisti, degli ottimi eh, artisti in senso lato. Ci si può candidare anche a borse di studio di questo tipo eh, e sicuramente concorrere a scholarships offerte dai college. Eh, ti raccomando anche di visitare il sito di Education USA, educationusa.state.gov, dove troverai una serie di seminari registrati che vertono sul sistema educativo americano e ne troverai anche alcuni specificatamente sia su come scegliere il college, sia su come ricercare il financial aid per il college. Quindi ecco, puoi partire da qui per iniziare un po' a muoverti per, per capire come funziona eh, la, la borsa di studio per il college negli Stati Uniti. Perfetto, allora abbiamo Alessandro, um, ci chiede se le nostre borse coprono anche corsi di specializzazione, oltre a Master e PhD. Nello specifico è interessato alla possibilità di frequentare corsi di specializzazione in diritti umani dopo essersi laureato alla specialistica in relazioni internazionali. Direi che eh, purtroppo e è de, de, un cioè, po'. Difficile de, è fare. Esatto, è una domanda che da circostanziale, nel senso che allora diciamo subito che cosa. Puoi fare con le nostre borse di studio. Con le nostre borse di studio devi necessariamente fare academic programs, quindi programmi accademici che portano al conseguimento di un academic degrees, un academic titles, quindi master e dottorati offerti a livello graduate. Quindi si tratta di programmi che generalmente durano almeno un anno accademico, quindi almeno nove mesi, il master tipicamente uno o due anni, il dottorato tre o cinque. Ora c'è da capire bene che cosa intendi su corsi di specializzazione. Se si tratta di corsi professionalizzanti o comunque corsi di brevi o di media durata, ecco, che non siano corsi accademici, sicuramente no, nel senso che le nostre borse di studio non coprono questa tipologia di corsi. Ci sono, per esempio, i dipartimenti legali e i dipartimenti di legge delle università americane che offrono summer programs o certificate programs. In merito, per esempio, appunto, ai diritti umani piuttosto che a aspetti legati al sistema giuridico statunitense. Ecco, in quel caso, comunque, sono programmi in cui bisogna andare a spese proprie, le nostre borse di studio non coprono. Diverso il caso in cui invece magari scegli di fare un master che verte invece sui diritti umani, un master tipico quindi della durata di un anno accademico o superiore, articolato nei modi in cui dicevamo prima, in quel caso sì, eh, la nostra borsa di studio può essere richiesta, quindi puoi fare application. Ok, qui c'è una domanda a cui credo non abbiamo risposta, caro Sandra, che eh, ci chiede cosa sono gli OPT-10? Sono permessi di lavoro per studenti? Come funzionano? Sono compatibili con le vostre borse di studio? Allora, eh, si tratta eh, spesso e volentieri di tipologie di programmi questi che trovano un corrispettivo diciamo in Italia con quelli che sono diciamo gli stage, e gli internship in un certo mm -hmm. senso che normalmente vengono offerti dall'extension school delle scuole americane e o vengono offerte quando si termina per esempio un master c'è l'opportunità di, di andare a fare un training quindi un OPT che sta per Optional eh, mh, Practical Training. Eh, ovviamente le nostre borse di studio non coprono queste tipologie di programmi. Eh, generalmente c'è la possibilità di andare a fare questa tipologia di programmi sotto l'egida del visto J1. Um, puoi guardare sul sito che ho detto prima www.j1visa.state.gov lì c'è una categoria di programmi eh, con cui si può richiedere il J1 e ci sono anche alcune opportunità per esempio di internship quindi di andare lì Altrimenti eh, devi andare sui siti web delle università americane, genericamente il loro sito web eh, dedicato alle Extension Schools, e cercare quelli che sono gli OPT Programs, quindi quelli che sono, diciamo, fra virgolette, eh, i programmi di professionalizzanti che usano. Si tratta comunque di programmi di breve durata, ecco, non accademici, eh. Eh, quindi le nostre borse sono escluse da questa tipologia di opportunità. Perfetto, allora, vediamo. credo che eh, Carolina, ehm, a Carolina, credo che abbiamo risposto prima, era eh, la domanda a, sulla laurea in scienze politiche e a che cosa corrispondeva negli Stati Uniti. Sì, direi eh, di sì. Credo di sì. Eh, vediamo, c'è, cioè, scusate, Alessandro. Uh -huh. uh, sto per conseguire un PhD in psicologia in Italia e vorrei candidarmi per un postdoc negli Stati Uniti. Da quello che ho letto sulle prossime call, non ci saranno programmi Fulbright destinati ai dottori di ricerca che non siano già beneficiari nel loro paese di provenienza di un assegno di ricerca esatto. o di un postdoc. È attendibile questa informazione? Grazie mille. Assolutamente è attendibile, sì. nel senso che il concorso che abbiamo per, si chiama Fulbright Research Scholar presuppone che il candidato abbia sia segnista di ricerca sicuramente, quindi abbia eh, una sorta di ehm, aderenza nella comunità accademica italiana, quindi sia inquadrato eh, nella comunità accademica italiana, ma nello specifico per l'assegnista di ricerca deve avere anche conseguito il titolo di dottore da almeno due anni alla scadenza del concorso. Quindi questo è anche un altro eh, requirement essenziale che troverai comunque indicato nel, nel bando di concorso Research Scholar. Perfetto, l'ultima domanda, eh, purtroppo questa sono sicura che non possiamo <ride> no, rispondere, Ekaterina ci, eh, ci fa una domanda sul, eh, sul visto, non un visto J1 ma insomma un visto... Non sono sicura che sia un visto G1. Comunque sta preparando la domanda e ha bisogno di un aiuto sul modulo service. Um, e credo che uh, nella parte service del modulo online c'è una domanda the in the US. mi dispiace eh, Caterina, Caterina ma, ma su questo questa non, proprio no. non è la nostra, um, di nostra competenza no. quindi puoi, puoi chiamare in caso il numero che l'ambasciata predispone per i servizi sui visti che trovi sul sito web dell'ambasciata americana in Italia ma noi su questo non possiamo in alcun modo aiutarti purtroppo no e, perfetto, direi che con le domande ci siamo, abbiamo sì. risposto a tutte, vi ringraziamo tanto per la partecipazione, nostro... eh, ci vediamo sì. a inizio giugno per sì, sì. la prossima eh. edizione della web chat certo in compagnia dell'ambasciata statunitense in Italia, con noi nostre web, invece ci vediamo già la settimana prossima senso che la prossima settimana, il prossimo giovedì faremo una web chat in compagnia di Master Prep su come prepararsi a sostenere l'esame TOEFL, quindi il TOEFL test è molto importante perché è l'esame che viene richiesto per essere ammessi al college, all'università, quindi riguarda sia i programmi di studio di primo e secondo livello, dal bachelor al dottorato. Quindi vi invitiamo a partecipare a questa web chat, tutti i dettagli li trovate sui nostri social media. Io e Sasha vi ringraziamo per le vostre numerose domande e come sempre vi invitiamo a seguirci sul nostro sito e nostri social media. Grazie.